poter anche continuare questa serata con un bel concerto di Natale, voluto appunto dal Comune di Sorrento, nella persona della dottoressa Maria Teresa De Angelis, che è assessora alla cultura, alla pubblica e all'opportunità, e della professoressa Lucrezia Trovato, che è appunto presidente della commissione di pari opportunità. Vorrei che ci fosse un applauso. Terzo concerto della Società dei Concerti di Sorrento in collaborazione con il Comune di Sorrento nell'ambito del programma di giugno 2013. E la serata odierna vede come ospiti l'orchestra da camera della Sorrento Sinfonietta. Sono tutti musicisti italiani della regione Campania, alcuni professori del Conservatorio di Salerno di Napoli, alcuni dal Teatro San Carlo di Napoli, dal Teatro Verdi di Salerno, e anche, ci sono anche i migliori diplomati sempre dai nostri conservatori campani. Quindi un applauso anche a loro. Il programma potremmo dire frivolo, abbiamo dato spazio alla musica religiosa, abbiamo fatto il concerto 23 di apertura alla Santissima Annunziata per la signora Gambardella Campo, alla quale ogni anno viene dedicato un concerto. Poi abbiamo un concerto della Vigilia a Sant'Antonino, quindi tutt'altra musica. Stasera, appunto, per volontà e desiderio dell'assessorato, abbiamo. Io vorrei però che la dottoressa si alzasse. Ma iniziamo però con Mozart, perché Mozart è un autore classico particolarmente romantico e io amo sempre aprire i concerti con una parentesi dedicata a Mozart. Poi andremo avanti con Walzer, Polka e poi c'è una sorpresa. La sorpresa sarà questa, che finiremo il concerto con un balletto, con un corpo di ballo, che è la compagnia Luna, diretta da Marina Iacono, della Royal Academy di Londra, che ha una succursale qui a Piano di Sorrento. Annuncio il direttore, che è il maestro Manuel Pigolito, anche tu un orgoglio della Campania. A tutti voi buon ascolto. Dimentichiamo un particolare. Abbiamo un soprano bravissimo, sempre da Napoli, Antonio Emanuela Maria Palazzo, che già ospite diverse volte qui a Sorrento. Grazie.